E da Martina Franca ci spostiamo a Mottola, dove si è svolta la prima edizione della Notte Bianca. È Notte Bianca a Mottola, una prima edizione di questa manifestazione possibile grazie all'impegno della Proloco e poi al supporto di Comune, Provincia, dei commercianti, dei tanti artisti e delle associazioni di volontariato. Veramente mi sento di ringraziare la Proloco che ha avuto questa splendida idea e soprattutto questo gruppo di giovani capeggiato da Mary Putino che ci ha messo un entusiasmo incredibile. Quindi questa sera qui a Mottola c'è di tutto, c'è un percorso lunghissimo, è una festa d'estate dedicato alla gente, alla musica, all'arte, perché ci sono mostre, c'è la possibilità di vedere anche la volta celeste con grandi telescopi, insomma è un'iniziativa veramente interessante. Sì, vedo tantissima gente, soprattutto tantissima gente da fuori e la cosa come amministrazione non può che farci piacere, è una vetrina per Mottola, è una vetrina per la nostra civiltà rupestre, per i nostri villaggi medievali congelati dal tempo, per le nostre chiese rupestre, per i nostri bovini millenari, le nostre piante rare, anche perché no, per la nostra enogastronomia, per la nostra aria buona, un modo, sicuramente un'opportunità per farci conoscere. Noi come Proloco stiamo lavorando per la promozione del territorio, perché i commercianti, gli albergatori, i ristoratori ci hanno più volte chiesto di organizzare degli eventi perché diversamente il paese muore. Io ringrazio anche le mie collaboratrici che purtroppo non sono presenti perché sono dislocate lungo il percorso. Ringrazio Carmela Amico e Roberta Modugno che insieme a me hanno portato avanti questo progetto con molta fatica, devo dire, perché è un percorso molto lungo e ce ne siamo accorte stasera della sua lunghezza, perché non bastiamo proprio come personale, come staff, a riempire tutto il percorso.